Poracci, sono in ritardissimo, quindi vi chiedo scudo, ma purtroppo niente intro simpatica. Utilizzerò questo spazio per ricordarvi che stasera, a partire dalle 19:30, sarò in live qui su YouTube per seguire insieme a voi la cerimonia di apertura del Summer Game Fest. Se siete appassionati di videogiochi, è un evento che non potete lasciarvi sfuggire. Ci sarà sicuramente da divertirsi. Vi aspetto insomma per una bella live poraccia. Mi raccomando, passate almeno a fare un saluto. A dopo. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre in orario. Oggi bisogna per forza fare il punto della situazione su alcuni rumor riguardanti Zelda che hanno preso trazione questa notte e anche su due fail di Nintendo, uno riguardante l'aggiornamento di Nintendo Switch e l'altro il pass di espansione di Hyrule Warriors, ma non solo. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a darmi un gigantesco aiuto con un piccolo gesto: lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi ovunque, tipo su Instagram, ma non sotto casa. Poi, se volete, c'è sempre Ko-fi con i suoi caffè virtuali e i memini in HD. Che ne dite? Prima di tutto, qualche notizia al volo. Dopo settimane di rumor e leak è stato finalmente annunciato il nuovo Battlefield, ma il reveal è stato accompagnato da qualche critica. Battlefield 2042 rappresenterà un po' un ritorno alle origini della serie, che abbandonerà l'ambientazione delle prime due guerre mondiali e si porrà come diretto seguito di Battlefield 4 e come prequel di Battlefield 2142. Il trailer in CGI ha mostrato dei concept interessanti, anche se a tratti un po' esagerati, ma ad aver lasciato perplesso molti giocatori è stato l'annuncio che il gioco non presenterà la campagna in giocatore singolo ed offrirà modalità pensate solo per il multiplayer. Da giocatore di vecchio stampo rimango un po' interdetto di fronte a una scelta del genere, ma credo che ormai la maggior parte degli utenti neanche ci si avvicini all'esperienza single player e si tuffi direttamente nei match online, e credo che sviluppatori e publisher facciano queste scelte consapevolmente, statistiche alla mano. Voi cosa ne pensate di questa progressiva sparizione delle campagne in giocatore singolo negli FPS di stampo online? Sono uscite anche le prime recensioni della Ninja Gaiden Collection e a quanto pare, poracci, il lavoro svolto su questa raccolta non è stato dei più notevoli. Le performance dei tre giochi inclusi non sono niente di eccezionale, tra visibili cali di framerate, una risoluzione adattiva molto aggressiva e una modalità portatile che peggiora ancora di più la resa grafica, già di per sé tutt'altro che entusiasmante. Un vero peccato, perché si parla di una serie storica che, almeno con il suo primo episodio, ha scritto una parte importante degli action in terza persona. Chissà, magari con delle future patch la situazione migliorerà, per ora fossi in voi ne starei alla larga. E passiamo alle notizie del giorno. A quanto pare, in America, GameStop si starebbe preparando per un evento a tema Zelda che avrà luogo il 15 giugno, lo stesso giorno del Nintendo Direct. Ok, calmi, respirate e cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Le indiscrezioni sono tutte partite da Spawnwave, un noto youtuber americano che spesso utilizzo come punto di riferimento durante le rassegne stampa giornaliere in caccia di notizie per il TG Poro. Su Twitter, lo youtuber ieri ha comunicato di aver ricevuto molte soffiate riguardanti un possibile evento a tema Zelda da GameStop, previsto per la prossima settimana. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il buon Jeff Grubb, che retweetando Spawnwave ha aggiunto qualche dettaglio. Secondo il giornalista, GameStop si starebbe preparando per una settimana di fuoco. Da una parte i negozi dovrebbero ricevere nuove scorte delle console next gen appena finito l'E3, ma gli store manager si aspettano anche una forte affluenza il 15 giugno, data che coincide con il Nintendo Direct. In seguito è stato confermato che effettivamente la catena sta preparando i suoi commessi con dei doppi turni previsti tra il 15 e il 16, operazione che avviene di solito con i restock delle console, eventi speciali e pre-order improvvisi. Ovviamente questo ha scatenato una serie infinita di speculazioni. Alcuni hanno pensato che GameStop si stesse preparando ad accogliere i pre-order per la Nintendo Switch Pro subito dopo un annuncio durante il Direct. Altri hanno pensato più razionalmente a una semplice campagna sconti per la Switch, se non fosse che i dipendenti hanno iniziato a ricevere dei poster di Zelda che andranno distribuiti proprio a partire dal 15, probabilmente come omaggio da accompagnare a un non ancora specificato acquisto. Il poster
fronte retro è questo e io non penso ci sia molto da aggiungere. Si tratta di un design celebrativo dei 35 anni della serie e da un lato abbiamo i render di tutti gli episodi, per dire ci sono anche gli Oracles, dall'altro le immagini scelte si concentrano su Wind Waker, Twilight Princess e Ocarina of Time, ma anche Breath of the Wild e Skyward Sword. Quindi cosa significa? Stiamo per assistere a un annuncio di una collection? Ci sarà modo di rivivere su Switch alcuni titoli storici della serie? Oppure è un pre-order bonus per qualcosa di non necessariamente a tema Zelda? Io, poracci, non mi sbilancio. Intanto passo la palla a voi. Vi aspetto nei commenti. Ma continuiamo a parlare di Nintendo e di due grandissimi fail che sono avvenuti in questi giorni. Il primo riguarda l'aggiornamento 12.0.3 del firmware di Switch. Ne abbiamo parlato nel TG Poro di qualche giorno fa. Il nuovo update per il sistema operativo della console ibrida non ha portato alcuna novità dirompente e la stessa Nintendo lo aveva identificato come un aggiornamento alla stabilità di sistema. Peccato che l'azienda sia stata costretta a ritirare la distribuzione di questo aggiornamento perché provocava dei bug di una certa entità. Molti utenti hanno infatti segnalato l'impossibilità di connettersi alla rete, così come problemi con la lettura delle schede SD, che non venivano più riconosciute dal sistema. La casa di Kyoto è subito corsa ai ripari, facendo sparire l'aggiornamento dai server, ma lasciando molti utenti con la console in panne. Ci è voluto quasi un giorno per sistemare la situazione e finalmente la patch 12.0.3 è di nuovo disponibile, anche se l'aggiornamento potrebbe non essere così immediato per gli utenti che hanno riscontrato problemi con la prima versione. Insomma, un bel pasticcio che fortunatamente si è risolto, anche se non proprio con tempistiche fulminee. Voi poracci avete riscontrato problemi? E per chiudere, ecco il secondo e ultimo fail di Nintendo che riguarda, questa volta, il pass di espansione di Hyrule Warriors, l'era della calamità. La prima ondata del pass è prevista per questo mese, ma già dal 28 maggio è possibile preordinare l'espansione ricevendo così in omaggio un bonus, l'armatura ancestrale utilizzabile da subito in game. Il problema è che, come molti utenti avevano fatto notare, grazie a un bug dell'eShop, non solo era possibile scaricare il bonus anche senza aver effettuato il preordine, ma scaricandolo il sistema riconosceva il pass come acquistato. Quindi un pre-order gratis, grazie Nintendo! Ovviamente l'azienda nipponica ha sistemato l'exploit e ha annullato tutti gli acquisti gratuiti dei precedenti giorni. Nel chiedere scuse in un comunicato ufficiale, Nintendo ha chiarito come verrà gestita la situazione. Tutti quelli che hanno scaricato il bonus gratis potranno continuare ad usarlo fino all'uscita del pass, ma dopo che questo diventerà acquistabile, l'armatura non sarà più utilizzabile. Tutti gli utenti coinvolti non potranno effettuare il pre-order, ma uscita l'espansione, se vorranno, potranno decidere di acquistare il pass, questa volta per davvero. Insomma, niente DLC gratuiti, al massimo qualche giorno di outfit ancestrale, ma poi si ritorna alla normalità. Voi poracci vi eravate accorti di questo bug? E questo poracci era tutto per oggi, o meglio, per adesso. Vi ricordo che c'è un secondo appuntamento, ci rivedremo qui su YouTube in live a partire dalle 19:30 per seguire insieme la cerimonia di apertura del Summer Game Fest. Mi raccomando, vi aspetto tutti quanti, più o meno. Venite numerosi. In ogni caso, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento alla prossima, cioè a dopo, a domani, insomma, quando vi pare. Io sono il Poro Warriors, Michele Collection, ciao! Fare su derun.